Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro. Cerchiamo di stare in, di mantenere questo rapporto della nostra comunità. È un piacere vedervi. Alcuni, chiedo scusa, ma li guardo in faccia, ma ai Vatpo che siete al giorno, allora non problema. Niente, la sindaca non c'è, intanto benvenuti ai parroci che sono presenti e benvenuti a voi tutti. Allora, questo è il nuovo incontro che noi facciamo ed è un piacere di andare avanti. Merito un bacio di Ivano Cavallina, Sandro Ceccoli e Marchi, che sono i portatori di questa iniziativa. Io faccio un po' da ricetto, faccio un po' da supporto. Sono stato colui che ho messo a disposizione il materiale per creare il gruppo di Monte San Pietro Ierba. È un piacere. E Piero Piani, che è il libraio della Valle del Lavino, è molto contento. Più si legge e meglio è. Questa è un'occasione per stare assieme. Un'altra cosa che abbiamo messo in cantiere, abbiamo pubblicato, questa è l'anteprima, questo libro, che è stato è la prima copia, la seconda copia, che adesso dovremo di pubblicare, se dobbiamo trovare la grana. È stata un'idea sempre di Ivano Cavallina, io ho messo a disposizione tutto il materiale, qua verranno pubblicate un centinaio, oltre quante sono? 200 foto, cartoline, sono cartoline viaggiate e non, di tutte le frazioni di Monte San Pietro. Un saluto molto veloce, vieni qua. Sono arrivata al volo perché, come sapete, siamo in piena allerta, quindi oggi siamo arancioni, da domani siamo rossi e abbiamo avuto una serie di eventi sul territorio, insomma, da presidiare, quindi questa sera avevo comunque piacere di stare qua con voi, non so quanto riuscirò a stare, in che modo. So che alle 11:30 ho un'altra riunione in collegamento con la regione, con la protezione civile e la prefettura. I momenti che stiamo attraversando sono questi, ma ci tenevo a essere qua perché Monte San Pietro Ieri è una realtà importantissima del nostro territorio, che porta avanti la storia, la memoria e ci aiuta a non perdere le nostre radici, a spolverarle un po' e a fare in modo di essere orgogliosi del luogo meraviglioso nel quale viviamo, che è fatto di persone, di relazioni e ha una storia fantastica. Quindi ci aiutate a scoprirla passo passo, ma non fanno solo questo. Vorrei ricordare che hanno donato un defibrillatore che abbiamo inaugurato lo scorso anno all'interno di un progetto importantissimo che si chiama Monte San Pietro Cardio Protetta, seguiamo il cuore, che ha dotato il nostro comune di defibrillatori, ognuno posizionato a un massimo di 10 minuti uno dall'altro.